della pallacanestro, bentornati a Quinto Quarto, post partita di Quinto Quarto, un post partita che vi racconteremo perché c'è un grosso risultato a sorpresa. Buonasera a Tommaso Stracapede che è qui con me questa sera. Buonasera Corrado, buonasera a tutti. Buonasera Enrico Romanelli, ciao Enrico. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E un buonasera Edoardo Testa. Buonasera a tutti. Allora Enrico, partiamo da te perché è il finale meno atteso possibile. Io avevo detto, mi aspetto due risultati su sei partite diverso da quello che ci aspettiamo, ma qui siamo già a due su due perché c'è stata Vigevano, di cui abbiamo ampiamente parlato nello studio Quinto Quarto, ma c'è adesso la Luis Roma che batte la Sebastiani 65 a 69. Assolutamente, non proprio, devo dire, la serata dei bookmakers. Esatto. Di previsioni ne sono state stracciate ben due. Domani ci sarà già una decisiva a questo punto, Orzi Nuovi contro Sebastiani Rieti, riedizione della finale di Coppa Italia di quest'anno a Busto Arsizio. Sì. Devo dire che la temperatura delle squadre che hanno vinto questa sera è inversamente proporzionale rispetto a quella dell'esterno, perché qui a Ferrara c'è un caldo intollerabile, adesso la calura si è un po' dissipata, ma in campo sicuramente il divertimento non è mancato. Tommy, anche a te voglio chiedere un commento a caldo di una partita che è davvero anche difficile da raccontare, perché a un certo punto la Sebastiani l'aveva in mano, poi però cosa è successo? Beh, certamente è stata una partita folle, e la Sebastiani sembrava averla vinta all'inizio del quarto quarto con le giocate di Busciati, che aveva regalato alla Sebastiani una tripla dei tiri liberi, anche un bellissimo passaggio. Sì. Spettacolare, poi però da quel momento è arrivato un blackout totale della 16-0 squadra. È il parziale, esatto, un blackout totale della squadra dell'Agnello. La Luis Roman è sicuramente una squadra che ha carattere da vendere e quindi ha sfruttato l'occasione per piazzare un parziale che poi è stato largamente decisivo. Edo, ma una Luis Roma così te l'aspettavi? Beh, sai, quando si arriva qui si arriva sempre per vincere, quindi che avrebbero dato tutto quello che avevano era assolutamente pronosticabile. È uscita fuori una partita stupenda, quindi complimenti ad entrambe le squadre, a prescindere dal risultato finale. Però Luis, così tanto sul pezzo, cioè capace di rimanere nonostante la Sebastiani, la loro forza, quel 9-2, cioè... È la loro forza, da almeno 7 a 8 minuti dalla fine hanno reagito, sono rimasti con la testa della partita, poi aiutati un po' dalla fortuna per dei canestri assolutamente insensati, però la testa, vi ho detto che contava molto e ha contato. E conta, perché se la testa l'ha avuta la Luis per rimanere, c'è una Sebastiani che registra un 16-0, che poi ha interrotto dal tiro libero di Piccin, ma poco è, perché è un 16-0 che fa pari col 23 della finale di Coppa Italia che citavi poc'anzi. Infatti un assist il tuo veramente, veramente necessario da fare, perché ecco, nei momenti decisivi la Sebastiani è entrata un'altra volta fuori fase, e poi ecco, sotto i colpi della Luis, che comunque ha pungolato i reatini sempre più in questo parziale, che poi è stato nei fatti il più esteso e il più sanguinoso per Rieti nella partita. Devo dire che ecco, questo potrebbe essere un limite che domani, sì, va assolutamente registrato, perché, ripeto, domani è quasi una win. E tra l'altro vediamo il programma di domani, perché a questo punto, dicevi tu, ci sarà Orzi Nuovi Sebastiani, che è la seconda gara della giornata, e forse, diciamo, dicevi bene, non è la giornata dei bookmakers, perché credo che Orzi Nuovi Sebastiani se l'aspettavano tutti come prima gara, quindi... domani devi limare, ma come lo limi quel limite che oggi si è palesato di nuovo? Ripartendo dai tre quarti precedenti all'ultimo. Ok. Ad onor di cronaca, ecco, lo diceva prima, se non sbaglio, Tommaso, all'inizio della quarta frazione la Sebastiani era sembrata un po' con il vento in poppa, la fiducia, secondo me, dimostrata anche dagli assist immaginifici di Busciati in generale, si era vista una leggerezza che sembrava far presagire qualcosa di buono per Rieti, poi in realtà c'è stato un vero e proprio ribaltone. Sappiamo che questa formula è particolarmente peculiare nella sua struttura, quindi ti consente di giocare non
come all'interno di una serie a distanza di 48 ore, ma a dire il vero proprio sì, già domani. Sì, esatto. Quindi per Rieti c'è l'occasione di rifarsi in fretta, al tempo stesso sfida un'altra squadra che è stata scottata, quindi un po' un derby delle sconfitte. Diciamo che questa tendenza si incrocia e poi ci darà un verdetto già importante al netto della differenza canestri. È comunque chiaro. Tommy, ti faccio rivedere un attimo la classifica, perché chiaramente è una classifica inaspettata, perché insomma, c'è Vigevano davanti, c'è la Luis Roma davanti. Domani si giocheranno il posto in Serie A2. Ricordiamo che a termini di regolamento, per essere sicuri di quel posto in Serie A2, c'è necessità che la squadra con cui tu hai perso domani vince la seconda partita. Quindi che sia Vigevano o Luis Roma, poi è necessario che la Sebastiani o Orzinoi vadano a vincere. Questo a termini di regolamento. Però Enrico dice, è una partita che domani è decisiva da dentro fuori, ma non è neanche detto che sia dentro, perché poi dopo Orzinoi e Sebastiani sono costretti a vincere domani e sicuramente anche domenica. Beh, quello che è sicuro è che la Sebastiani è obbligata a vincere se vuole mantenere ancora in vita le sue chance di fare il salto di categoria, perché con una sconfitta potrebbe dire addio ai suoi sogni di gloria. È vero che però comunque anche se vincesse domani non sarebbe certa del salto di categoria, dovrebbe giocare il tutto e per tutto nell'ultima giornata. Quello che è interessante è che probabilmente domani sera sapremo se una tra Rieti e Orzinuovi, le due grandi favorite, certo, non salirà in Serie A. Non salirà in Serie A. Quindi due sconfitte comunque diverse, cioè l'esito è sempre quello che va contro le previsioni generali della vigilia, però due sconfitte forse diverse, io credo, no? Sì, assolutamente. Edo, tra poco abbiamo anche coach Paccarie con noi, quindi lo accoglieremo. Edo, sono due sconfitte diverse? Sì. Anche tu l'hai vista così? Sì, sì, sono diverse, perché comunque per 30 minuti c'era stato un equilibrio totale in questa seconda partita. Più a strappi Vigevano Orzinuovi, era andata più 10, più 11 mi pare Vigevano, Orzinuovi l'aveva ripresa e poi ha avuto la forza di chiuderla nel finale anticipatamente. Qui, ripeto, è stata tiratissima fino all'ultimo secondo, quindi sconfitte un po' diverse. Sicuramente resterà l'amaro in bocca alla Sebastiani, che l'aveva quasi in mano. E adesso analizzeremo anche tatticamente la partita, perché poi dobbiamo registrare, noi siamo qui, abbiamo voluto vedere anche una protesta da parte dei tifosi. Tra poco ci sarà coach Paccaria, allora io mando lo stacchetto pubblicitario, ringraziando chiaramente chi ci consente di poter stare qui, ringraziando voi teleascoltatori e appassionati di Quinto Quarto che avete donato per la nostra raccolta fondi. Stacchetto pubblicitario e poi c'è coach Paccaria, il coach che oggi si prende la prima pagina. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Coach, siamo tornati in diretta. Innanzitutto complimenti, perché la prima pagina della prima giornata della Pool Promozione di Ferrara ha in questo momento il suo viso e il volto della sua squadra, perché davvero... Sì, speriamo più il volto della mia squadra che non è mia. Però sicuramente lei ha davvero fatto grandi cose con questa squadra, che vince anche la prima partita in maniera inaspettata, forse per molti, non credo per lei... Credo che ci abbia creduto. Noi è vero che siamo arrivati un po' magari così, in punta di piedi, però alla fine abbiamo giocato sempre con tutti, tutto il campionato, eccezione fatta di un paio di sbandamenti nel corso della stagione. Poi il nostro ruolino di marcia, sì, è stato, diciamo, abbastanza costante, abbastanza continuo. Quindi no, non pensiamo di battere Rieti, però poi alla fine volevamo, pensavamo che alla fine una ce la giocheremo. Certo, è arrivata la prima.
Enrico. Coach, innanzitutto io l'accolgo nel nostro studio, è un piacere averla qui con noi. Grazie. Noi copriamo da 3 anni questa categoria e questa è la prima volta che abbiamo l'onore di interloquire con lei, che quest'anno è il coach dell'anno secondo la Lega, anche secondo noi, peraltro votato anche dai suoi colleghi che si sono qualificata ai playoff, perché noi probabilmente conteremo poco, ma loro sicuramente di pallacanestro ne masticano. Io oggi nella sua squadra ho visto un po' il carattere di quella partita in regular season contro Avellino. Vi ho visto veramente tenaci, coriacei, bravi a non farvi mai sfuggire la partita di mano, nonostante Rieti comunque delle spallate ve le abbia senz'altro date. Io la domanda che le faccio si affaccia anche un po' sul resto della kermesse. Voi siete la squadra che ha giocato la gara 5 nella finale contro Fabriano, quindi sulla carta avete un po' più di fatica nelle gambe, ok che siete giovani, ma quest'oggi temeva potesse influire, e a questo punto che si balla veramente, come influirà fino alla fine? Allora, secondo me ci sono delle situazioni e dei momenti dove la stanchezza non si può sentire, non si può sentire, si può palesare in gesti tecnici, ma ci sono dei momenti dove la fatica non esiste, non può esistere. È chiaro che noi veniamo da una serie con Fabriano equilibratissima, abbiamo vinto e perso partite per un canestro e mezzo, due canestri, con partite veramente tiratissime fino alla fine. Però lasciatemi dire, durante tutto quanto l'anno, lei citava la partita di Avellino, noi abbiamo fatto nel corso dell'anno 11 vittorie fuori casa, e 11 vittorie fuori casa, è vero che abbiamo vinto la partita di Avellino, però abbiamo vinto pure la partita a Caserta, abbiamo vinto pure la partita a Sant'Antimo, abbiamo fatto una battaglia clamorosa a Taranto, anche in situazioni non sempre con il roster al completo, perché le ultime 7 partite Pasquini non ha giocate, D'Argenzio è rientrato che mancavano 2 partite alla fine. Meglio, complessivamente meglio. E il carattere di questa squadra è stato questo, che anche nei momenti quelli un pochettino faticosi, un pochettino complicati, poi si è dimostrata, come diceva lei, non ha mai smesso, non si è mai tirata indietro. Io le farei un'ultima, che a dire il vero nasce dallo studio della sua carriera, perché noi ci siamo appunto dilettati a preparare questa manifestazione. Ah, troppo lunga. Spulciando tra i dati abbiamo visto che lei ha un passato anche nel basket militare. Ci dice che cosa ha dato questo nella sua formazione, anche nel gestire dei ragazzi spesso giovani? Che cosa crede che questo possa dare nel coaching di una squadra in Serie B? Allora, io sono l'allenatore, ero, perché oggi la nazionale militare, diciamo, in questo momento virtualmente non esiste più. Sono stato allenatore della Nazionale Militare dal 2004 fino a, diciamo, alla fase pre-Covid, e di esperienze in quel senso ne abbiamo fatte tante, perché ci sono stati le Olimpiadi Militari, ci sono stati 2 campionati del mondo, 14 campionati del mondo in Belgio, insomma manifestazioni di ottimo livello e in giro per il mondo. L'esperienza che viene è quella di cercare di utilizzare al meglio le risorse e cercare di creare delle motivazioni all'interno del gruppo, però senza imporle, per cercare di far capire lo spessore il senso di appartenenza e il momento che uno si sta vivendo. Quando noi abbiamo la nazionale militare, noi praticamente riportavamo in nazionale giocatori che in realtà non si vedevano mai, non stavano mai insieme, ognuno giocava nella sua squadra e veniva richiamato per le nostre manifestazioni. Il che significava che nello spazio di una settimana dovevamo rimettere insieme i pezzi di quel senso di appartenenza che poi si cercava di far fare, che doveva essere la differenza, quello spirito italiano che poi noi ci portiamo. Ecco, se devo dire una cosa, in questo senso noi cerchiamo di costruire uno spirito LUIS, uno spirito universitario, che deve essere quello che forse potrebbe fare la differenza. E che poi lei è riconosciuto anche da ex atleti. Noi abbiamo nella nostra squadra anche Infante, che ricorda davvero con gioia gli anni passati sotto la sua guida alla LUIS, e ci raccontarono questo senso di appartenenza che lei descriveva. E io mi auguro che questa cosa rimanga, cioè sono abbastanza sicuro che rimane poi ai ragazzi, perché vediamo e viviamo come gli ex atleti / alunni dell'università, esatto, in realtà partecipano emotivamente a tutte quante le nostre alti e bassi, quest'anno non più alti che bassi, però ci seguono sempre con tanto affetto. Scusa, ora mi permetto una degenerazione professionale: se esiste un triangolo clauseviziano nella vostra squadra, lei è una delle punte, la sua squadra il resto, e la società, la grande università che avete alle spalle è l'altra. Devo dire che lo sforzo di volontà questa sera lo avete vinto voi, complimenti. Grazie, grazie tanto. Complimenti, coach. Nel frattempo, grazie, noi vi facciamo vedere il confronto che abbiamo preparato per le squadre. E con noi adesso arriverà anche Riccardo Murri. Vi faccio vedere, perché c'è stato un dominio sotto canestro. Nel frattempo entra Riccardo. Ok,
Bene, dicevo che c'è stato un dominio sotto canestro da parte della Lewis, che ha conquistato 44 rimbalzi contro i 37 della Sebastiani Rieti. Questo forse è uno degli elementi. Edo, abbiamo con noi però adesso Riccardo Murri, ti chiedo subito una domanda per Riccardo, che innanzitutto anche per te come per il coach complimenti per la vittoria, perché era inaspettata, lo ha ammesso anche il coach, forse voi ci credevate di più rispetto a quanto ci poteva credere tutto il mondo della pallacanestro, però davvero complimenti, perché avete dimostrato di essere una squadra con tanta appartenenza, con tanta voglia di stupire, e oggi avete stupito. Grazie, sì, come ho detto prima, giocare per questa maglia cioè, è bellissimo, e lo ha dimostrato il fatto che abbiamo subito un parziale non indifferente contro una squadra molto molto, sì, molto compatta, molto molto forte, e recuperare un parziale del genere in una competizione del genere con una squadra così compatta e così unita è molto complicato. Lo può spiegare soltanto, come hai detto tu, il senso di appartenenza che abbiamo verso questa maglia e l'onore che abbiamo per giocare per questa università. Oggi si è visto davvero tanto, Edo. Sì, mi unisco anch'io ai complimenti e dico che meritereste lo stesso seguito che hanno le altre squadre per quello che state facendo. Oggi avete battuto un'altra grande squadra, si contano ancora veramente sulle dita di una mano le partite che avete perso. Oggi possiamo confermare, questa squadra non ha limiti. Questa squadra ci crede tanto, perché ci impegniamo tanto sotto ogni fronte, come tutte le altre squadre che sono arrivate qui, perché ognuno fa il suo, noi lo facciamo in modo diverso rispetto a tutti sicuramente, perché magari le altre squadre hanno più tempo da passare in palestra rispetto a noi. Sì. Noi la cosa su cui possiamo recuperare è farci una risata in più su un banco dell'università, oppure fare più gruppo possibile a casa dove abitiamo tutti quanti insieme, ma sicuramente lo staff era preparatissimo, nonostante i pochi giorni per preparare questa partita, dato la gara 5 con Fabriano, che non ci ha permesso di preparare a lungo questa competizione, lo ammettiamo. Però lo staff è stato impeccabile e il gruppo ha recepito le informazioni e la tattica nel miglior modo possibile, e questa sera l'abbiamo dimostrato a pieno, penso. Chiudo con una considerazione. Mi ero scritto prima, in fase di preparazione, i precedenti che c'erano stati tra Sebastiani e Lewis negli ultimi 3 anni. 6 sfide, 6-0 per la Sebastiani. Cito solo quelli del 22-23, secondo turno di Supercoppa 73-85, primo turno di Coppa Italia 50-89, cioè anche parziali importanti. Oggi, una partita che contava di più, 65-69, Lewis Roma. Dove avete preso queste forze? Queste forze le abbiamo prese sicuramente dal recupero di Mimmo, d'Urgenzio, sì, che è sicuramente parte integrante del nostro cuore, sì, il cuore pimpante, pulsante della nostra squadra. Gli voglio fare i complimenti, non ho ancora avuto tempo di prendere spogliatoio. Adesso ti facciamo andare. Però anche Pasqualin è stato un assente importante, e naturalmente quando hai due assenze del genere in cabina di regia ci si può arrangiare quanto si vuole, ma la differenza si può sentire. Poi in Coppa Italia eravamo in piena sessione, adesso la sessione non c'è. Adesso no, è finita, siamo okay, alla fine dell'anno, siamo un po' più, diciamo, rilassati, più liberi, esatto. Si vede. Complimenti davvero per questa vittoria e buona fortuna per le prossime gare. Grazie. Domani, dicevate del recupero, perché domani a Lewis, tra l'altro, giocherà alle 18, quindi avrà anche meno tempo rispetto a Vigiano a prepararsi. Grazie mille, Riccardo. Grazie. Murri, noi torniamo nella nostra composizione ideale, perché Enrico, ci sono stati tanti temi che sono stati analizzati, questo senso di appartenenza, aver ritrovato D'Argenzio. Allora, che citava Riccardo poc'anzi, credo che la sfida dei play sia stata davvero bellissima oggi, perché c'è stato un Busciati che a un certo punto ha giocato senza vedere, cioè faceva solo assist no look, e tutti riuscitissimi, perché davvero ci sono stati alcuni di una bellezza sopraffina, e poi però c'è stato D'Argenzio che davvero ha fatto la differenza. Sì, è stato quel granello di sabbia che nel corso di tutta la partita si è andato ad insinuare negli ingranaggi di Rieti, mentre i suoi compagni, penso per esempio ad un inizio in cui Fallucca, Pasqualin, Allodi hanno sparato a salve, Mimmo D'Argenzio, concedetemi questa sgrammaticatura, sì, è stato veramente un dolore costante nella schiena di Rieti, e ha permesso di tenere a galla i ragazzi universitari, andando poi a spingere il piede sull'acceleratore nel momento del parziale, e se, come dire,
la preda l'ha preparata Mimmo, o Fallucca se l'è mangiata. Esatto. Allora, andiamoci a vedere anche la programmazione di domani, perché chiaramente Quinto Quarto non finisce questa sera. Noi ripartiremo domani alle ore 12 con Buongiorno Quinto Quarto, uno spazio nella quale andremo ad analizzare tutte le tematiche che abbiamo visto e che si sono iniziate ad analizzare oggi con i nostri studi. Domani, Buongiorno Quinto Quarto, ci sarà più tempo e quindi proveremo a mettere la nostra lente di ingrandimento proprio su quello che abbiamo visto e su quello che vedremo. E poi il prepartita dalle ore 17, Vigevano Lewis, la sfida alle due vincenti, la live reaction sempre alle ore 18, Studio Quinto Quarto, live reaction, e poi il post partita dalle 22:15 come quello di oggi. Uguale, la stessa cosa, solo con Buongiorno Quinto Quarto, dalle ore 12 sempre sui nostri canali e sui canali della Lega, che continuiamo a ringraziare per darci la possibilità di poter essere trasmessi anche nei loro canali. Edo, io con te invece volevo analizzare un po' più il momento Sebastiani, perché adesso si torna ad un momento in cui devi rimettere a posto i pezzi e hai poco tempo per farlo. Contento, Spanghero e Paesano sono state le tre assenze di oggi. Domani fai qualcosa? Oggi credi che ci sia stato qualche errore anche in queste scelte? Perché è chiaro che adesso hai perso e bisogna analizzarle queste cose. Beh, allora, considerando che Spanghero la condizione è quella che Paesano tante volte ha rinunciato a lui, coach dell'Agnello, non l'ho visto particolarmente integrato in questa squadra quest'anno. Non mi ricordo quante partite ha giocato delle 28 di regular season, però non l'ho visto molto protagonista. Paesano, quindi magari ci sono altri che meritano più di lui di essere in campo in queste partite. Contento? Perché credo che poi quella sia la discussione. Contento è un rischio. Contro la difesa di Orzinuovi è un rischio, perché se lo braccano magari al secondo o terzo errore può uscire di testa, ma la prima palla persa, tiro sbagliato, potrebbe uscire di testa. Non lo so, è un terno all'otto. Poi come fai, sbagli, quindi magari tieni gli stessi e perdi di nuovo e dici se c'era contento. È chiaro, ma infatti è chiaro che adesso ne facciamo analisi con la sconfitta, poi se avesse vinto Sebastiani. No, non credo sia un problema di scelte, è un problema di testa. Un problema di testa. Tommy, possiamo dire che forse uno dei lati positivi della Sebastiani oggi è stato chi magari quella testa l'ha un po' sgombra, cioè gli under. Penso a Mazzotti, penso a Piccin, che oggi comunque nell'allungo della Sebastiani, quello che sembrava essere decisivo, c'è la loro mano, perché ci sono le due triple consecutive e poi c'è la tripla di Tomassini, da quel momento in cui non segni praticamente fino al termine della gara. Sì, sì, assolutamente. Gli under di Rieti hanno giocato un'ottima partita, in particolare Piccina mi è piaciuto molto, ha fatto anche un ottimo lavoro difensivo. Anche Mazzotti si è fatto trovare pronto, forse ha sbagliato qualche conclusione di troppo, ma comunque nel computo totale della partita ci sta, perché non ha mai forzato, si è sempre preso tiri che potevano rientrare fra quelli che può mettere, quindi secondo me c'è stato un ottimo apporto da parte degli under a Rieti. Più 10 di punteggio con Mazzotti in campo nei suoi 10 minuti e 50 in questa partita. Devo dire una storia bella quella di Mazzotti, che esce da Firenze, in cui non giocava letteralmente mai, ha trovato spazio a Rieti soltanto dall'ultima giornata, se non sbaglio, e nei playoff è stato comunque un giocatore importante nelle rotazioni comunque sconfinate di questa Sebastiani. Tra l'altro oggi riflettevo come due palle perse hanno indirizzato le gare, perché è successo sia nella gara tra Vigevano e Orzinuovi che stasera. Non mi ricordo se è stato Tomasini o Chinellato aver perso un pallone praticamente nella propria metà campo, e quello ha dato poi il via alla conclusione e alla vittoria. Tra l'altro sta piovendo in questo momento, credo che stia piovendo, per far capire il meteo di Ferrara. Siamo stati in un caldo abissale fino ad ora. Dicevo che le due palle perse sono indice di testa che è mancata nei momenti decisivi, come diceva Edoardo. Considerazione sulla Lewis, una Lewis che abbiamo detto tanto lunga, però poi nei momenti decisivi gira 8.
Sì, gira 8 perché rientra nell'ordine delle cose. Il coach si sceglie chiaramente i giocatori che meglio possono anche adattarsi poi alle pieghe della partita. Perché, certo. Ok, parliamo di 8 effettivi, ma nulla toglie che domani magari possano essere sempre 8, ma comunque diversi. La Luis può pescare veramente tante frecce dalla sua faretra. È una formazione che, sì, io dicevo con il coach, ha un po' di fatica sulle gambe, però è giovane. Sì. Sono ragazzi universitari come noi del resto, e quindi sanno tutti dare un qualcosa alla causa. Io devo dire che il capitano Murri, al di là del suo contributo in termini di punti, che magari può essere oscurato dalle prestazioni dei vari Fallucca, Pasqualin, anche se questa sera non è stato irreprensibile nonostante quelle due triple, sì, nella quarta frazione, esatto, portano alla sua firma. Murri è veramente un po' l'eminenza grigia di questa squadra, non a caso ne è il capitano. Un lavoro difensivo straordinario, ha tanta taglia questo ragazzo, quindi riesce a difendere su tanti ruoli. È veramente una piacevole scoperta. Penso che i tanti addetti ai lavori qui seduti sui seggiolini della Bondi Arena abbiano segnato questo nome ancora di più. A me è piaciuto anche Jovic, soprattutto nel secondo tempo. Torno a te. Abbiamo detto di D'Argenzio, abbiamo detto di Murri, Fallucca. C'è qualche altro nome che oggi ti ha stupito nella Luis, sul quale punterai domani anche in vista della gara con Orzi Nuovi? Beh, un paio di canestri di Pasqualin sono stati sensazionali, sì. Lui sicuramente non lo scopriamo oggi, ha fatto un campionato pazzesco e sta continuando a giocare così bene, ma sono tutti giocatori della Luis che hanno fiducia, hanno carattere, sfidano. Ci sono state due azioni in cui D'Argenzio era su Ceparano, non ha nemmeno alzato le braccia, ha sfidato Ceparano a tirare da tre, sono arrivati un airball e una tipa che è finita sul secondo ferro. Quindi da queste cose si capisce il carattere, la fiducia che ha questa squadra. Io ti sfido a tirare, nemmeno difendo e tu non fai canestro. Tommy, dominio al rimbalzo da parte della Luis, forse era una delle chiavi tattiche di questa partita, il dominio sotto canestro. Sono due squadre che hanno fatto di questo una delle loro armi durante il campionato. Oggi la Luis sotto canestro ha davvero avuto la meglio. Alla fine si sono 44-39 i rimbalzi a favore della Luis. Te l'aspettavi questo dato? No, in realtà no, perché Rieti ha una batteria di lunghi veramente invidiabile, penso seconda a nessuno in questa categoria e di conseguenza anche fra le altre tre avversarie che sono qua a Ferrara, ma la Luis ci ha messo semplicemente più voglia e più intensità ad andare a rimbalzo, non solo con i centri e i lunghi di ruolo, ma anche con gli esterni o qualsiasi giocatore che potesse fare un taglia fuori e andare a recuperare il rimbalzo. Ricordo più di qualche rimbalzo soffiato da parte di D'Argenzio a Matrone, che insomma la differenza di statura è piuttosto netta, e questo significa tanto, perché per andare a rimbalzo non serve solo la statura, non serve solo il fisico, ma anche il senso della posizione e il taglia fuori, quindi il gesto tecnico. Tra l'altro tra poco dobbiamo abbandonare, perché insomma anche a Bondi Arena sta iniziando a spegnere le luci, e mi voglio focalizzare un po' su domani, ma ci tengo a dire questo perché nel nostro post partita, sia uno studio quinto quarto che post partita, non abbiamo sentito gli allenatori ospiti. Ecco, questo, c'è, cioè, gli allenatori che hanno perso, questo mi spiace, perché poi comunque che si vinca o si perda, noi stiamo facendo questo lavoro e sarebbe giusto ascoltare. Dell'Agnello non l'abbiamo mai sentito in tutti gli eventi che abbiamo realizzato, questo mi spiace. Galvani è venuto oggi, che è stata questa partita, ha fatto silenzio stampa, non so se ha parlato alla sua società, però credo che è stato in silenzio e questo mi spiace e volevo segnalarlo. Ci buttiamo sulle partite di domani con una valutazione. La prima, la Luis dove può arrivare a questo punto, Enrico? Beh, io penso che potessero arrivare tutte ovunque, già ancora già prima in partenza, che scoccasse il gong qui a Ferrara. Adesso ha maggior ragione, abbiamo le due corazzate con le spalle al muro. Comunque la Luis è una prima in classifica del suo girone. Vigevano è straordinaria, penso che sia la squadra con il più alto tasso di vittorie in questa post-season, perché ha perso soltanto una partita, la gara 2 a Livorno. Beh, per il resto percorso netto che si somma anche alle vittorie dell'ultima porzione di campionato, quindi una squadra in forma se ce n'è una. Devo dire che mi intriga molto sicuramente l'accoppiamento tra Vigevano e Luis, perché non l'abbiamo mai visto. Mai visto, mentre tra Orzi e Sebastiani un precedente c'è. Devo dire che domani penso la tensione si tagli veramente come, sì,
Sì, domani è... davvero domani, no, sono d'accordo con te. Tra l'altro domani credo che la VG, oggi c'erano tantissimi tifosi, credo che da domani il Vigevano invaderà un po' il Bondi Arena, perché insomma c'è davvero la reale possibilità che Vigevano domani possa festeggiare la 2. Edo, Enrico citava il precedente tra Orzi Nuovi e Sebastiani, quello di Coppa Italia. La partita di domani la vedi totalmente diversa? Fino a un certo punto, perché comunque assomiglia molto a una finale, a una gara dentro fuori, perché chi perde abbandonerà la corsa per la Serie A2. È un win or go home, anche se si rimarrà ancora per un giorno a Ferrara. Mi viene difficile da pensare che lo scarto possa essere lo stesso della Coppa Italia. Possono vincere entrambe, possono perdere entrambe, cioè hanno dimostrato oggi. Chiaro. Però ripeto, non penso ci sia lo scarto che c'è stato in Coppa Italia, mi aspetto tanto equilibrio come oggi. Tematica che riaffronteremo anche domani nel nostro Buongiorno Quinto Quarto. Vi faccio rivedere solo gli appuntamenti, perché partiamo dalle 12 e finiamo fino alle 11 inoltrate. Tommy, chiudiamo con te. L'MVP della giornata, secondo te? Secondo me è Giorgio Broglia di Vigevano, perché nel momento decisivo della partita, quando Orzi Nuovi era anche rientrato e sembrava poter portarla a casa, è salito letteralmente in cattedra con la sua esperienza, la sua qualità, facendo tanto lavoro sporco in difesa e a rimbalzo, ma soprattutto mettendo anche dei mattoncini decisivi per l'allungo definitivo di Vigevano. Io continuo a mettere in copertina Paccarie, che non è un player, però comunque merita, a mio modo di vedere, la copertina. Enrico, sei d'accordo? Paolo Piazza. Perfetto, benissimo, così domani vedremo la sfida proprio tra questi due allenatori. Allora, non ci resta che darvi la buonanotte, grazie mille per averci ascoltato e visto durante la prima giornata di Pool Promozione, siete stati veramente in tanti. Noi vi aspettiamo domani dalle 12 con Buongiorno Quinto Quarto e poi con tutto il corollario alla seconda giornata di Pool Promozione, sempre qui da Ferrara. Grazie mille a Tommy, Edo e Enrico per essere stati con me. Noi ci vediamo domani. A domani, grazie. A domani. Sigla.